Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a riparare questi pulsanti di questo microonde che fanno un po' di capricci. Questa riparazione si applica a tutti i dispositivi dotati di pulsanti a membrana. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Su questo microonde Samsung i pulsanti funzionano tutti correttamente tranne il pulsante dello scongelamento, il primo a sinistra. Quest'ultimo non si attiva se non premendo fortemente su di esso. Tuttavia, la maggior parte delle volte non funziona affatto. Vediamo come risolvere questo problema su questo microonde da 2400 watt modello GE87L. Per smontare il case andiamo a togliere queste 5 viti poste nella parte posteriore e anche eventuali viti poste di lato. Una volta sollevato questo contenitore in lamiera, andiamo sul retro della pulsantiera e stacchiamo tutti i cavi di collegamento alle altre componenti del microonde, rispettando per ciascuno di questi connettori la sua modalità di disconnessione, in questo caso un meccanismo a pinzetta. Per rimuovere completamente la pulsantiera, andiamo a sganciarla dal telaio tirando verso l'alto. Attraverso il suo meccanismo di inserimento a slitta verrà via facilmente. Di questi tre ganci dovremo tener conto in fase di rimontaggio. Una volta in possesso della pulsantiera, per accedere ai pulsanti a membrana tattile presenti su questa pulsantiera, dobbiamo smontarla completamente a partire dal retro. Su questa scheda elettronica abbiamo un trasformatore di alimentazione e diversi relè. Un relè per il motore del piatto girevole, un altro per il trasformatore del magnetron, un terzo per la resistenza elettrica posta nella parte superiore. Per smontare questa scheda andiamo a rimuovere le flat di collegamento alla pulsantiera. Svitiamo tutte le viti di fissaggio. Sull'altro lato abbiamo il display e sotto a quest'ultimo il microprocessore. In primo piano la cicalina piezoelettrica. Per quanto riguarda i tre relè di commutazione, possiamo intuire che il relè numero 1 e numero 2 siano destinati al magnetron e alla resistenza, mentre il terzo relè, più piccolo, è sicuramente destinato al motorino del piatto girevole. Bene, mettiamo da parte questa scheda e svitiamo la pulsantiera rimuovendo queste ulteriori viti. Finalmente possiamo accedere ai nostri pulsanti a membrana ed in particolare a quello difettoso, il primo in alto a sinistra. Nonostante apparentemente il pulsante funzioni correttamente, in realtà qui sotto c'è qualcosa che non va. Con l'aiuto di un bisturi tagliamo leggermente il nastro trasparente che blocca la membrana da un lato sulla sua sede. Il falso contatto in genere dipende dalla presenza di ossido nella parte sottostante. Per risolvere, applico del WD-40 e poi una bella spazzolata con un cotton fioc in spugna. Il WD-40 permette anche di rimuovere l'eventuale grasso presente. Questa tecnica si può applicare a tutti i pulsanti a membrana. Riposizioniamo la membrana che andiamo a bloccare con del nastro trasparente. A questo punto il mio pulsante è pronto per tornare in pista. Facciamo una verifica veloce. Con questo tester di continuità fai da te, che è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link in alto a destra, andiamo a testare le varie piste del circuito stampato fino ad individuare quella relativa al pulsante in oggetto. Una volta individuate le due piste, il pulsante sembra ora funzionare correttamente anche con una minima pressione. Verificato il buon funzionamento del pulsante, possiamo rimontare il tutto andando a ritroso. Nel frattempo, vi ricordo che nel mio negozio virtuale in descrizione troverete gli attrezzi e i link ai pezzi di ricambio per le nostre riparazioni. Una volta reinserita anche la scheda di alimentazione sulla sua sede e reinserito anche il flat che va alla pulsantiera di comando, è il momento di reinserire tutti i connettori posti nel posteriore di questa pulsantiera. Con l'occasione ho deciso di eliminare il fastidioso beep che sento ogni qualvolta viene premuto un pulsante andando a scollegare un pin della mia cicalina piezoelettrica. Staccando infatti uno di questi due terminali, il piezoelettrico sarà disattivato.
Una volta rimontato il tutto, ora il mio pulsante di scongelamento funziona perfettamente ed ha un'ottima sensibilità. Anche questa riparazione è andata a buon fine. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al solito al mio prossimo video. Ciao!